shout down the dance like. Me rock down the dance like. I be the one they love. I be the dog. Come potete vedere, sono dentro al letto. Ho la faccia mega distrutta. Però vi spiego. Praticamente è sempre lo stesso giorno in cui sono andata al mare. Però è sera, sono tipo le 10:30. Però mi è arrivato un pacco. Un pacco della grandezza. E mi è arrivato da. Se l'ha aperto mio zio, manella. E mi è arrivato da California. Vi giuro, però io non resistevo più ad aprirlo. Volevo aprirlo subito stasera perché volevo far vedere la mia reazione in diretta. Ma mio zio voleva curiosare cosa ci fosse dentro. Ma è chiuso anche dentro. Non vedo l'ora di aprirlo. So qual è il contenuto, ma non vedo l'ora di aprirlo. Quindi volevo aprirlo con voi. Ma cazzo, mi ha fatto anche il pacchettino regalo. Quale? Che profumo di chiesa. Cioè, nella mia chiesa c'è lo stesso profumo. Adesso glielo dico. Sto aprendo il tuo pacco e profuma di chiesa. Bene, ho 3 iscritti, ora chiedo la partnership. E adesso poi ti dico. Comunque andate sul canale Andrek con 3 E e alla K finale che ha aperto il canale. Ma se non lo trovate lo consiglio sulla mia pagina Facebook. Minchia, pinzettato, quante pinzette ho usato, adesso le conterei. Ma sono troppe, raga. Ma questo odore di chiesa che proprio voi non potete capire. Proprio una chiesa vera. Che chirichetto che sei. Sto malissimo perché questa è la prima cosa che vedo. Pelo nero. Che io sto male, raga. Ma cuore. Cuore, che bello. Articoli Pasqua. Ma è un cuore. È un bello. È praticamente una gallina fucsia. Aspetta un attimo. Sì. Cioè, è bellissimo, vi giuro. Cioè, io sto male. Perché sto male? Me lo metto sulla scrivania tutte le volte che faccio i video, lo vedrete. Guardate chi c'è. Quello che avete visto nella live. Sto male. Io sto, cioè, te lo giuro, troppo felice. Ma questo profuma di buono. Non di chiesa, però. E cioè, il pacchetto, proprio il sacchetto che sta di chiesa. Ma questo è così piccolo e morbido. Che bello. È il maialatto. Ma poi scusa, come hai fatto a farlo? Ah, l'hai cucito così. Poi l'hai riempito di un altro calzino, presumo. Ma cuore il maiale, perché sono un paparca. Cuore. E poi raga, cioè, sto male. Oddio, c'è anche un robino profumato. Bello. Le decorazioni in ceramica, bianco col cuore. Ma sto male, ma è uno dei regali più belli che io abbia mai ricevuto. Il mio gilet di pelo. Oh mio Dio, mi metto nel letto, cioè sto male. Non ci sto dentro. Però lo tengo così perché le tette tanto non ci staranno mai. Però è proprio bellissimo. Cioè, non vedo l'ora di mettermelo. Madonna, devo uscire. Allora, se c'è qualche fidanzato che vuole uscire con me, io sono pronta perché c'ho il gilet di pelo. Sto male. Cioè, sto malissimo, è troppo bello. Cioè, ti giuro, è troppo bello. È proprio come lo volevo io, cavolo. Cioè, si allaccia solo qua sotto le tette, eh? Si allaccia. Però io lo tengo slacciato per fare la figa.
Grazie, sono felicissima, basta. Ascoltami, Kelly, sto facendo il video, ma sto male. Sono troppo felice per i regali che mi hai fatto. Cioè, sono troppo belli. Oh, ti giuro che a Natale i miei familiari mi hanno fatto regali più brutti. Cioè, il coso mi sta benissimo, sono proprio una vera troia bellissima e mi si allaccia sotto le tette, però è tirato, quindi lo lascio slacciato. Cioè, perché le tette poi sono costrette. Ma, cioè, ti giuro che voglio uscire con qualcuno per farlo vedere a tutti, perché è troppo bello. Cioè, sto male. Io sono nel letto con addosso il gilet di pelo. Ti giuro, e sto facendo... Ho quasi finito il video. Però questo video finirà così, quindi telefonato con te. Quindi niente, questo è il mio pacchetto stupendo, meraviglioso, unico, magnifico. Non vi farò vedere l'altro pacchettino piccolo che mi è arrivato perché sono cazzi miei. Ciao a tutti!